E bello a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo video qui sul mio canale YouTube. Siamo tornati qui dedicato a Captain Tsubasa Dream Team. Ragazzi, oggi vi porto, come avevo un po' anche anticipato giovedì, la player review del nuovo banner francese. Andiamo anche un po' la luce, almeno meglio, ok? E è un video molto importante perché mai mi sarei aspettato che da un banner comunque sì, Next Dream, ma diciamo in generale di giocatori diciamo un pochino sotto traccia, sarebbe stato invece fondamentale per l'evoluzione del meta in questo momento storico. In termini di varietà di squadre siamo in un momento molto bello perché si possono giocare bene o male tutte le build, la giapponese, la latina, la giappolatina e l'europea. E ragazzi, proprio dell'europea voglio parlarvi perché con l'ultimo Super Dream Festival, appunto, dove avete visto, ho pullato anch'io per il mio figlio Levi, come qualcuno ha detto giustamente anche nei commenti, il figlio è tornato dal padre, diciamo così, e ovviamente c'era anche Napoleon, quindi diciamo il reparto offensivo è estremamente forte e ora è arrivato anche questo Pierre. Probabilmente c'è da capire solo se uscirà un nuovo portiere per la squadra europea, però insomma si può sempre ibridare in qualche modo. Ma ragazzi, veniamo al nuovo banner, perché vi dicevo che è fondamentale? Perché ci sono due nuovi giocatori. Partiamo da Amoros, che è sicuramente quello meno interessante, portiere della Francia Under 16, portiere di parata, buona statistica di parata. Per quanto riguarda le abilità abbiamo un boost del 15% scusate, in full power, che non è assolutamente un granché, secondo me, per un portiere, perché il portiere lo vorrei comunque sempre con un boost attivo o comunque un qualcosa che magari mi si attivi contro determinati scenari di matchup, ma non certo per un full power, quindi una dinamica che dipende quasi dal tempo, no? Dalle tempistiche del gioco. La skill non è top rispetto alle altre che abbiamo, comunque è sempre un 5.39. Chiaramente la cosa bella qual è? Che è un killer del tipo tecnico, quindi contro giocatori di tipo tecnico è esageratamente forte, e soprattutto quello che ci interessa è il supporto che dà alla sua build, perché da 3% è tantissimo ragazzi ai francesi, inoltre dà uno scudo del 10% ai giocatori della Francia Under 16 e soprattutto bond da 7.5. Perché vi dico questo? Perché è chiaro che siccome l'unico bond dei tre è il primo, quindi quello sì è il legame del 7.5, che per carità è tanta roba, ma per gli altri due il giocatore deve essere in campo. Questo perché è importante? Perché chiaramente Amoros, se va a matchare contro giocatori che non sono di tipo tecnico, poverino, prende una risciacquata. Ma se uno volesse avesse diciamo la pazza idea di metterlo, capite bene che con questi ulteriori boost del 3 e del 10 di scudo, Pierre, Napoleon, in generale giocatori francesi, Thuram mi viene in mente, Zidane, sarebbero devastanti. Ora è chiaro che magari è un compromesso eccessivo, perché non si può mettere in porta un portiere che è valido solo in full power e o contro giocatori tipo tecnico, perché è comunque un ruolo fondamentale, ma potrebbe essere un'idea magari for fun. Il cuore però del video di oggi e ovviamente ragazzi anche di questa review è Pierre. Lo sapete, Pierre, un po' come per Levin anche, è uno dei miei PG preferiti, ci sono molto legato perché è stato il mio primo Dream Festival, ve l'ho detto più di una volta, mi piace il concept, quei capelli lunghissimi mi fanno impazzire, un po' Lady Oscar mancato, e la carta anche è molto bella, nonostante, ripeto, non sia un Dream, quindi è una carta assolutamente normale, ma ragazzi, questo Pierre l'hanno fatto per certi versi esagerato. Perché? Perché le statistiche sono tutte forti, quindi di base si capisce che è un centrocampista, sa fare tutto e lo sa fare discretamente bene. E se sommiamo le statistiche totali, ragazzi, sono valori pazzeschi, sopra 150.000, e si sta parlando di un giocatore, vi ripeto, che sa fare tutto, quindi tranne il blocco è tutto sopra 17.000, è una cosa pazzesca questa, non si vede spesso, specialmente in un banner così, era tanto che non avevamo un giocatore top meta in un banner così, ma ragazzi, quello che lo rende devastante è la passiva. Sincro, Francia, l'abbiamo imparato a conoscere con Tsubasa, che io tuttora utilizzo, e chiaramente lì era legata a un giocatore specifico, Misaki, quindi Sincro cosa fa? Va a aumentare momentum della skill di tiro, in questo caso proprio è specifico sulla sua skill di tiro, quindi non su altre skill di tiro, quindi dobbiamo utilizzare quella, perché ve lo dico, perché questo giocatore, scusatemi, questa skill non ha effetti speciali, quindi dobbiamo tirare dentro l'area di rigore per bene, però è un 5.53 e ragazzi, se c'è un giocatore francese within certain area, quindi all'interno di una certa area,
si becca il 40%, quindi se fate 5,53 per 1,4, mi pare, se non erro, fa circa 7,70 speech, 7,74 giù di lì, che è un valore folle, surreale. Un giocatore che comunque è vero che non ha nessun altro boost, perché ha maestro dei pronostici, che però sul tiro, lo sapete, non serve. Consegna nelle dirette del 5 che lo va ad aiutare qualora uno decida di utilizzarlo come regista. Anticipo, che è ottima, è 160%, ma ragazzi, con queste statistiche, quindi 17,5 di tiro, 16,8 di potenza, con un momentum da 7,64, è bene che questo è uno dei tiratori forti del gioco. Non ho verificato che sia il più forte, perché dovrei verificarlo con Tsubasa, però ragazzi, non c'è molto da dire, ecco. Qui chiaramente con Tsubasa si può verificare quelle che sono le statistiche di base. Vedete, Tsubasa è più su, però insomma non è che c'è tanto da dire. È evidente che con quel boost lì fa abbastanza paura. E questo perché è importante? Perché chiaramente, sì, tornando a quello che vi dicevo all'inizio, momento del meta, ecco, con questa carta sicuramente la squadra europea, con qualche extra bond magari che si può inserire, ovviamente tutto il bond che gli possiamo dare massimo, diventa probabilmente la squadra più in meta in questo momento, quando si va a fare ovviamente una multicolor, quindi senza restrizioni sulla build. In generale è un giocatore che quindi fa anche sicuramente aumentare un po' quello che è il valore di Napoleon, perché lo dissi quando uscì Super Dream Festival, tra Napoleon e Pierre, secondo me quello migliore, perché era meno generico, ecco, era sicuramente Levin. In questo momento, se io chiaramente vado a prendere anche il buon Napoleon, lo vedete qua, è chiaro che, soprattutto considerato il fatto che anche lui aveva bisogno di giocatori francesi, e in particolare uno solo, guarda caso ti esce Stier, che è un po' il suo, diciamo, così, amico o comunque compagno di squadra. Abbiamo ovviamente un supporto Pierre, anche qui, e di nuovo ribadisco il concetto, Pierre c'ha anche il maestro dei pronostici, con quelle stats, anche se è solo un 10%, le skill di Pierre sono tutte molto forti, quindi fa la differenza. Capite bene che questo Pierre non solo rende completamente top meta la squadra europea, che già era molto forte con Levin e Napoleon, ma rende Napoleon un giocatore essenziale da avere, perché siccome questo Pierre, e torno su di lui, chiaramente non può giocarmi attaccante, quindi dovrà essere messo trequartista centrale, questo è evidente. È chiaro che avere anche il buon Napoleon lì nel mezzo, magari messo, c'era il cane scatenato, messo lì nel mezzo come attaccante vicino, va a fare, a ricreare un po' quella combo che avevo con Tsubasa e Misaki. E che quindi, ragazzi, chi ha trovato Napoleon mi sbilancio, però ragazzi, sto Pierre lo deve prendere. Se gioca europea deve fare questo sforzo, è un banner difficilissimo. Mi sembra un po' di andare a consigliarvi di pullare un po' come sul Misaki, vi ricorderete, che prima poi trovai, insomma, però è limited blue. Sono quei banner estremamente complicati, però ragazzi, io un tentativo, se volete giocare europeo, avete già preso Napoleon, insomma, va fatto. E questo Pierre, secondo me, è veramente bello da usare. Cioè, sono quei giocatori, un po' come lo Tsubasa, che non sono i classici giocatori. Cioè, questi sono particolari da utilizzare. Vi danno anche quello stimolo, magari, per tornare a giocare PvP, che io ho avuto quando uscì quello Tsubasa, perché potevo giocare in un modo in cui non avevo mai giocato. Ecco, con questo Pierre potete fare questa cosa, e quindi... E ragazzi, questo Pierre è bellissimo, mi piacerebbe tanto averlo, però chiaramente ho già preso Levin, non voglio spendere altre Dreamball in vista poi anche dell'anniversario, visto che non manca tantissimo, però davvero davvero tanta roba. E ragazzi, se qualcuno di voi lo ha provato, mi dica nei commenti com'è, ma non ho tanti dubbi, ecco, che sia devastante. E ragazzi, spero che vi sia piaciuto, come sempre, supportate il canale, e noi ci vediamo prossimamente con altri contenuti. Bella a tutti, ciao, grazie.